Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ho bisogno di un pochino di sostegno morale perché alcuni di voi mi hanno avvisato che probabilmente questo episodio sarà abbastanza inquietante, ecco, angosciante. Non siete ovviamente entrati nei dettagli, mi avete soltanto detto di prepararmi psicologicamente, qualcuno di voi mi ha consigliato di giocarlo assieme a Rodrigo, però voglio vedere ragazzi di riuscirci da sola, per cui io non so ovviamente cosa succederà oggi di così inquietante ed angosciante, però se mi avete avvisato significa che sarà abbastanza dura, quindi io consiglierei comunque ai più sensibili e più impressionabili di chiudere adesso il video. La volta scorsa ragazzi, ad un certo momento dopo la lite furibonda fra Yuri e Natsuki, c'è stato un momento in cui Yuri chiedeva a Monica di andare via per lasciarci soli e improvvisamente il tutto è saltato così al giorno dopo, insomma la sera stessa, anzi sera in cui appunto dovremmo comporre la nuova poesia da portare appunto poi al club. Per cui sono un pochettino titubante ragazzi, questo non ve lo nascondo, però forza e coraggio, non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Sorrisetto proprio di circostanza, cioè del tipo non vorrei assolutamente essere qui e stare facendo questa cosa. Benissimo, ok ragazzi, è arrivato il momento di cominciare a scegliere le parole, e visto che comunque avevamo continuato a concentrarci su Yuri, per quanto la volta scorsa abbia messo quella faccia assolutamente inquietante che poi io ovviamente ragazzi ho rivisto mentre editavo il video, ansia. Andiamo, adesso ragazzi qualsiasi cosa un pochettino ovviamente mi fa paura, mi mette angoscia, però ok, direi di scegliere cose o profonde o cupe ragazzi, perché le cose tipo un po' più felici tra virgolette fanno contenta Natsuki e non è quello che vogliamo. Per cui destino, squilibrato, sono parole ragazzi che stanno spuntando adesso e ho sicuramente qualche dubbio che queste parole si colleghino a Yuri, perché la volta scorsa abbiamo notato ragazzi che si è comportata in modo abbastanza strano, ecco, risatina, cioè queste cose così angoscianti e inquietanti stanno spuntando adesso effettivamente, e sta musichetta allegra non aiuta. Ok, squilibrato, infatti c'avevo ragione, guardiamo, guarda il caso, ha fatto piacere a lei. Orrore, dolore, Dio santo, sono le uniche ragazzi, tra l'altro notiamo per esempio in questo caso, sono le uniche due parole cupe che ci permettono di scegliere, cioè sono le uniche parole più profonde perché il resto è tutto abbastanza carino e contento, per cui non ci resta che scegliere orrore purtroppo. E dopodiché direi di scegliere lacrime. Gesù, essenza, dopodiché vortice, perché stiamo per cadere in un vortice di orrore a mio avviso. Solitudine ovviamente, madonna, massacro, paura, spaventoso, Gesù. Ok raga, c'ho paura, non ve lo voglio nascondere che ho paura addirittura a cliccare una di queste parole. Sinceramente, forza e coraggio, forza giocherina, forza giocherina, forza giocherina. Perché tra l'altro il gioco è così imprevedibile, perché magari potrebbe succedere che sparisce la poesia e succede qualsiasi altra cosa da un momento all'altro. Quindi l'imprevedibilità ragazzi è sicuramente una delle cose più angoscianti che ci possano essere. Per cui direi di sto temporeggiando ragazzi, perché non voglio andare avanti, dirò la sincera verità. Spaventoso, io continuo a guardare lei ma ho paura di guardare lei sinceramente. Suicidio, Gesù, no, non vorrei sceglierla ragazzi, ma... Bisbiglio, ecco, ho fatto piacere a lei. Malinconia, incontrollabile, abbiamo un desiderio incontrollabile de non so che. Riservato, lei è riservata di regola per qualche strano motivo, ma è riservata. Esistenza, inspiegabile. Calzini, ancora ragazzi, la parola calzini deve esserci assolutamente sempre. Disastro, perché questo è un assoluto disastro tutto ciò. Filosofia. Cicatrici, purtroppo ragazzi la volta scorsa mi sa che è
puntato fuori il fatto che Yuri si taglia, per cui è pure autolesionista, direi cicatrici, infinito! L'ultima parola, ragazzi, dopodiché incomincerà l'episodio di oggi davvero, intuizione. Ok, l'ultima parola adesso, ragazzi, viaggio che mi vorrei fare io lontano da qui in questo momento. Immaginazione, ok. Benissimo. Ragazzi, la volta scorsa io, durante la registrazione del gameplay, non avevo notato la presenza di un poster sul muro in fondo alla classe e me ne sono accorto ovviamente grazie a voi, dopo che mi avete commentato il video. Purtroppo, ragazzi, c'era un poster dell'immagine di Sayori nel momento della sua morte, ecco, e meno male che non me ne sono accorta, perché è una cosa assolutamente macabra. E ok, un altro giorno è trascorso ed è già arrivato il momento di una nuova riunione del club. Ora mi sento un po' più a mio agio qui rispetto ai giorni scorsi. Sicuro! Chissà perché invece io no! Entro nella nuova club e mi accoglie la solita scena. Bentornato, giocherina. Perché? Ah, ciao Yuri. Non so se è una mia impressione o se è l'espressione di Yuri, ma l'eco di ciò che è accaduto ieri sembra ancora reggere nell'aria. Ok. Yuri si guarda alle spalle osservando la stanza. Natsuki sta leggendo un manga seduta a uno dei banchi. Stranamente Monica non è ancora qui. Ok. Oddio. All'improvviso Yuri mi afferra per il braccio e mi trascina nell'angolo della stanza. A proposito di ieri, ecco, mi devo davvero scusare, non era mai successo una del genere prima d'ora. Credo che all'improvviso mi sia preso qualcosa. Ok, in quel momento non ero in me. Ti prego, non pensare che ci comportiamo sempre così. Ok, e che il mio timore è che vi comportiate anche peggio di così, capisci? Ok, sì ragazzi, sono nervosissima e probabilmente si capisce. Ok, forza. Non solo io, ma anche Natsuki. Yuri, sono felice che tu sia stata responsabile e ti sia scusata, ma non devi preoccuparti troppo. Anche se sono qui solo da un paio di giorni, è chiaro che ieri c'era qualcosa di strano. Forse eravamo solo un po' tesi perché era la prima volta che mostravamo agli altri le nostre poesie. Sicuro non le poesie! Ma di qualsiasi cosa si trattasse non mi ha fatto ricredere sul tuo conto. In fondo so già che non penso assolutamente essere una cattiva persona, perché ho l'impressione che non sia così. E ora che ti sei scusata so per certo che non lo sei. Non so perché, ma ho l'impressione che mi ricrederò per qualche strano motivo. Ah, giocherina, non dire queste cose così apertamente, mi rendono un po' troppo felice. Sono davvero contenta che tu sia un ragazzo così comprensivo e sono lieta che tu sia entrato a far parte di questo club. È tutto un po' più vivace quando ci sei tu e... Ah, ma che mi prende? Scusa, volevo solo... Ehi ragazzi, avete visto Monica? Ah! No, non l'ho vista. Anch'io mi sto chiedendo dove fosse finita. Cavoli, immagino che neanche tu lo sappia, vero Yuri? Yuri è chiaramente sorpresa dalla tranquillità con cui Natsuki le rivolge la parola. No, non l'ho vista. Diamine, non è da lei tardare. Questo, ragazzi, è l'atteggiamento che Monica avrebbe detto che Natsuki avrebbe avuto. Nel senso che Natsuki probabilmente il giorno dopo se ne sarebbe completamente dimenticata della litigata. Ma come fa uno a far finta di niente dopo una litigata del genere, ragazzi? È troppo strano. Poi, tra l'altro, il fatto che non ci sia Monica è altrettanto strano. So che è stupido, ma non posso fare a meno di preoccuparmi. Che c'è? Perché mi guardate così? Natsuki, a proposito di ieri, io volevo scusarmi, giuro che non pensavo nulla di ciò che ho detto. D'ora in avanti farò del mio meglio per mantenere la calma, per cui... Yuri... Le cose sono due. Oh! Ha preso una violenta botta in testa, non si ricorda di niente. Oh! C'è qualcos'altro sotto, perché Monica aveva predetto questa cosa. E siccome ricordiamoci, ragazzi, che Monica sa molto più di quello che noi pensiamo, qualcosa qua continua a puzzare grandemente di merda. Cos'è successo ieri? Accidenti. Qualsiasi cosa. Ho cliccato, ragazzi, per sbaglio. Non mi pare sia successo niente di male. Aspettate un attimo, perché io voglio diminuire un attimo la velocità di testo, ragazzi, in caso, per aiutarci appunto con quei testi che spariscono rapidamente. Sei quel tipo di persona che si preoccupa troppo per delle sciocchezze, vero? Ma... What the fuck?
Che cavolo sta succedendo qui? Ah, accetto le tue scuse comunque se questo ti aiuta a sentirti meglio. A parte ciò è bello sentirtelo dire visto che temevo che mi odiassi segretamente. No, certo che no, non ti odio. Ah, beh sei un po' strana ma non ti odio neanche io. Natsuki si volta verso di me. Tu sei ancora in prova invece. Ah sì? Ehi! Tutto intratto la porta si spalanca. Chiedo scusa, mi dispiace tantissimo. Ah, eccoti. Non l'ho fatto di proposito, spero che non vi siate preoccupati per me. Ah, beh, Natsuki sì. Non è vero. Ah, perché ci hai messo così tanto comunque? Beh, oggi avevo un'ora libera al termine le lezioni. In tutta onestà ho perso la cognizione nel tempo. Questo non ha senso. Avresti sentito la campanella almeno. A quanto pare non l'ho sentita, visto che mi stavo esercitando al pianoforte. Pianoforte? Non avevo idea che suonasse anche uno strumento, Monica. Ah, non farmi più complimenti di quanti ne meriti. Ho iniziato da un po', ma non sono ancora un granché. Però è qualcosa che richiede molto impegno. Quindi sono comunque colpita. Oh beh, grazie Yuri. Dovresti suonarci qualcosa prima o poi. Ah, ecco io. Monica mi guarda. Beh, sto scrivendo una canzone ma non l'ho ancora completata. Magari lo farò una volta che sarò migliorata un pochino. Sembra una figata, non vedo l'ora. Davvero? Se è così, non ti deluderò, giocherina. Monica mi sorride dolcemente. Ah, non volevo metterti pressione, sia chiaro. Ah, non preoccuparti, spero di poterla condividere con una persona speciale comunque. Forse è per questo che mi sto esercitando così tanto negli ultimi tempi. Capisco, possibile che si stia riferendo a me. Buona fortuna allora, grazie. Quindi non mi sono persa niente, dico bene? No, 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 nulla di che. Scelgo di non menzionare ciò che stavamo dicendo prima. Tra l'altro Natsuki è già corsa verso il ripostiglio. Giocherina, visto che i tuoi complimenti mi hanno messa di buon umore, mi chiedevo se oggi ti andasse di passare un po' di tempo con me. Volevo dire, qui nel club? Sì, certamente, avevo già intenzione di farlo. Ok, possiamo iniziare ora? Troviamo un posto dove sederci. Ah, ti sto un po' troppo addosso, vero? Mi dispiace, il mio cuore non smette di palpitare per qualche motivo. Non preoccuparti, semmai è bello vederti così piena di energie. Sì, ma devo provare a calmarmi, di questo passo non sarò in grado di concentrarmi sulla lettura. Prenditi tutto il tempo che ti serve, cara. Yuri fa un respiro profondo per poi prendere una copia del libro dalla sua borsa. In realtà ho una richiesta da farti. Ti dispiace se prima di iniziare preparo un po' di tè? No, fai pure. Se c'è una cosa che riesce a rendere ancora migliore il momento della lettura, è una bella tazza di tè. E fa star bene noi stessi in aggiunta. Mary si alza e si dirige verso il ripostiglio. La seguo, la vedo intentare afferrare una piccola brocca per l'acqua da ripiano, una di quelle con il filtro all'interno. Puoi reggerlo un secondo? Certo. Yuri mi porge la brocca e va a prendere un bollitore elettrico. Attacco questo alla cattedra e poi vado a prendere un po' d'acqua. Mi passa davanti e poso il bollitore sulla cattedra. Mi limito a guardare ciò che fa. Mi sorprende vedere che il suo modo di camminare è tutto in contrasto col suo modo di parlare, soprattutto grazie alle sue lunghe gambe. Yuri sembra elegante e metodica. Bene, potresti passarmi la brocca? Grazie, torno subito. Ah, se vuoi... No, 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 non l'accompagnare, no, no. Perché è evidente che qualcosa non va quando vuoi stare da solo con lei, per cui, fossi te, io lascerei perdere. Se vuoi ti accompagno, non c'è bisogno, resta qui, non ci metterò molto. Con la brocca in mano, ok, Yuri si affretta a uscire dalla classe. Ah, Yuri ti ha lasciato di nuovo da solo? No, non è come sembra stavolta, sono andata a riempire la brocca con l'acqua per preparare il tè. Ah, ok, scusa se ho frainteso. Tranquilla. Passano 10 minuti, Yuri aveva detto che non ci avrebbe messo molto, che le sia successo qualcosa. Mi sto annoiando ad aspettare qui seduto, quindi ho deciso di andare a cercarla. Perché? 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 Io avrei lasciato perdere. Vediamo, molto probabilmente si trova la fontanella più vicina. Inizio a camminare lungo il corridoio. Cos'è questo rumore? Viene da dietro l'angolo, sembra una specie di respiro. Sento un'ispirazione violenta come se qualcuno stesse risucchiando l'aria attraverso i denti. Qualcuno si è fatto male? Raggiungo l'angolo del muro e mi sporco per sbirciare. Oddio no, per favore. Yuri? Oh, oddio! Oh! Oh mio Dio! Oh mio Dio, che ti sei fatto? Oh mio Dio! Oddio, 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 oddio! Che ti sei fatto al braccio? Perché, 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 perché? Ah!
What the fuck? Ok, è come se mi avessero riportato in classe, ragazzi, prima che uscissi a cercarla. Ok, sono tornata. Grazie per avermi aspettata. Giocherina, ti piace il tè oolong? Ah sì, va bene, qualsiasi cosa. Ottimo, io rimposto la temperatura del bollitore a 93 gradi. Ora bisogna prendere la teiera. Ti piace fare le cose come si deve, eh? Certo, deve essere tutto perfetto quando preparo il tè agli altri. Anche se non me ne intendo di te. Allora ne rimarrei ancora più colpito. Ah, immagino di sì. Io raffarò la teiera e inizio a misurare le foglie per il tè. Con mia grande sorpresa inizia anche a canticchiare. Devi essere proprio di buon umore in questo momento. È così evidente? Mi sono lasciata un po' andare e lo hai notato. Ci ho pensato un po' su e ho deciso che potrò esprimermi un po' di più. Non è una cosa così difficile come credevo, ma solo quando sono insieme a te. Ah, è magnifico, Yuri, perciò però cerca di non sforzarti troppo, ok? Ti preoccupi sempre per me, giocherina, sei davvero affettuoso. Beh, Yuri non stava scherzando, non so se riesco a reggere questa situazione. Osservo Yuri intento a versare il tè nelle nostre tazze. Giocherina, vorrei chiederti un'altra cosa. Ti dispiace se oggi ci sediamo per terra? Come mai? È più comodo per la mia schiena, così posso leggere appoggiandomi al muro piuttosto che piegarmi sul banco. Ah, scusa, non avevo capito. Non preoccuparti, è solo che ho spesso dolore alla schiena, quindi cerco di gestire in tutti i modi possibili. Davvero? E perché mai? Molto probabilmente a causa della tua postura, giusto? Sei sempre curvata mentre leggi. Sì, ho una pessima postura quando leggo, ecco perché dovremmo sederci per terra. Va bene, vado a prendere il libro allora. Tiro fuori il libro dalla borsa. Ah, ho anche un po' di cioccolata e una bustina di cioccolatini. La cioccolata si sposa bene con il tè, quindi li provo. E così io e Yuri ci sediamo contro il muro con le tazze poggiate al lato. Quasi come fossimo in sincronia, assumiamo la stessa posizione dell'altra volta, reggendo metà libro a testa. Solo che questa volta i nostri corpi sono ancora più vicini. Non riesco a vedere bene. Yuri si avvicina ancora di più a me finché le nostre spalle si toccano. Come faccio a concentrarmi sulla lettura in questa situazione? Yuri è sempre stata bella, ma ora che è meno ansiosa non resisto davvero. La tua tazza, Yuri mi porge la tazza, reggendola con la mano libera, finisco in una posizione che mi rende ancora più difficile concentrarmi. Perché ora devo stare attenta a non toccarle le zinne? Intanto Yuri non ha notato nulla, sul volto è un'espressione concentrata per cui posso solo supporre che il mondo intorno a lei sia svanito. Cerco di concentrarmi sulla lettura con tutte le mie forze. Dopo qualche minuto riesco finalmente a rilassarmi un po'. Appoggio la tazza di tè tra le gambe e armeggio con la bustina dei cioccolatini. Ah, scusa, lascio un attimo il libro per scartare la bustina. Puoi prenderne quanti ne vuoi. Ah, non fa nulla, non ne voglio. Sicura? Beh, se li toccassi potrei finire per macchiare le pagine. Ah, hai ragione, non ci avevo pensato. Scusami. Non c'è bisogno di scusarsi, reggerò io il libro, va bene? Sicura? Certo. Ok, non mi piace che sia così vicino all'immagine, vabbè. Io riapro il libro con tutte e due le mani, lo reggio affinché io possa leggere senza problemi, ma così facendo il suo braccio praticamente poggiato sulla mia gamba. Beh, in questo caso, Yuri è di nuovo concentrata al massimo sulla lettura. Prendo un cioccolatino e lo mangio, poi ne prendo un altro e lo porgo a Yuri. Non distoglie lo sguardo dal libro, si limita a dischiudere le labbra come se fosse tutto nella norma, ma questo vuol dire che non posso fermarmi qui. Esitante le metto il cioccolatino in bocca, subito dopo Yuri chiude le labbra. L'espressione di Yuri cambia completamente. Yuri mi guarda in cerca di conferma. Giocherina, perdonami, non avrei dovuto farlo. Ah. Yuri inizia a respirare profondamente. Io non ce la faccio, giocherina. All'improvviso... Ma che cazzo? Yuri mi afferra il braccio e mi strattona con forza facendomi alzare in piedi di colpo. La mia tazza di tè si rovescia per terra. Giocherina. Il mio cuore batte all'impazzata, giocherina. Non riesco a calmarmi. Ormai non riesco a pensare ad altro. Riesci a sentirlo anche tu, giocherina? Yuri preme la mia mano contro il suo petto. Cosa mi sta succedendo? Sento di essere sul punto di impazzire. Non riesco a fermarlo. Mi fa addirittura passare la voglia di leggere. Voglio solo guardarti. Ok.
Ho i brividi. Ok, sì. Basta, per favore. È il momento di scambiarci le poesie. In questo caso, grazie Monica. Per quanto io ti odio e non mi fidi più di te, grazie per aver interrotto quel momento. Yuri sarà la prima a leggere. Stavo aspettando questo momento. Vediamo cosa hai scritto oggi. Yuri fissa la poesia con espressione stupita sul volto. Ti piace, giocherina? Forse addirittura meglio di quella di ieri. Come hai fatto a migliorare così in fretta? Solo ieri ti stavo suggerendo le tecniche che valeva la pena provare. Forse è proprio merito tuo. Sei stata molto brava a spiegare. Volevo provare a usare un linguaggio figurato. Yuri deglutisce visibilmente. Perfino le sue mani sembrano sudatice. Ah, sono davvero contenta. È così bello sentirsi apprezzati, giocherina. Tutto quello che scrivi è prezioso per me. Mi viene il batticuore solo a tenerla in mano. Voglio scrivere una poesia sulla sensazione che sto provando. È una cosa brutta, giocherina. Non mi reputi strana. No, 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 ma come diavolo ti può venire in mente una cosa del genere? Come potrei mai ritenerti strana dopo quello che è appena avvenuto? Non potrei. Sto avendo più difficoltà di solito a celare le mie emozioni. Sono un po' imbarazzata. In questo momento voglio solo che tu legga la mia poesia, d'accordo? Ruota, ammazza, ma questo è un papiro, non è una poesia. Una ruota girevole, rotazione su un asse. Respira, paletti sacri che respirano, occhi umani che respirano, tempo che respira, una preghiera che respira, un cielo che respira, un ingranaggio che respira. Insomma! Non ci ho capito un cazzo! E questo è chiaro. Ah, l'argomento non è importante, perché c'è un argomento? Ultimamente mi sento un po' iperattiva, quindi ho dovuto sfogarmi con la tua penna. Che ieri ti è caduta dallo zaino, quindi l'ho portata a casa per tenerla sicuro e, ecco, mi piace molto come scrive. Quindi l'ho usata per comporre questa poesia. Ok, sei sicura che mi sia caduta dallo zaino? C'è qualche dubbio. E ora la stai toccando tu. Se sto bene, ma che sto. Potresti far finta che non abbia detto nulla. La poesia puoi tenerla però. Ok. Natsuki mi odierà a morte in questo momento, già proprio come pensavo. Giocherina, andiamo, non sono stupida. So che stai passando molto tempo con Yuri. È ovvio che ti importa di più far colposo di lei che migliorare il tuo stile di scrittura. A voler essere schietti è piuttosto patetico. Giocherina, non capisco nemmeno per quale motivo tu sia in questo club. Diamine, pensavo che avere un nuovo membro ci avrebbe reso più uniti. Non che ci avrebbe divisi ancora di più. Comunque sia, è un'attività stupida. Senti, ora non sono in buon umore e non sono neanche in vena di parlare. Vattene, per favore. Mamma mia, ci resta solo questa qua. Giocherina. Che cosa? Temo tu abbia appena visto qualcosa che non avresti dovuto vedere, eh? Di che parli? Tanto insomma, il mio colpo d'occhio fa un po' cagare, via mia. Ecco qua. Non avrei dovuto dirtelo, ma temo di non avere altra scelta. Sta diventando pericoloso per te passare tutto questo tempo insieme a Yuri. Non so perché, ma quando state insieme diventa molto emotiva. Il che di per sé non sarebbe un problema. Tuttavia, quando Yuri si eccita troppo, va a nascondersi da qualche parte per tagliarsi col suo coltellino. Non è una cosa da pazzi?
Pensa che ne porta a scuola uno diverso ogni giorno, è come se avesse una collezione. Cioè, non è mica perché soffre di depressione o robe simili. Semplicemente penso che ne tragga una sorta di piacere, allora è una sadica masochista, non lo so, qualcosa del genere. Che non si può provare piacere dal dolore, soltanto chi c'ha qualche problema, insomma. Forse addirittura di tipo sessuale. Il punto è che sei tu la causa. Non intendo dire che sia colpa tua, però. Ma è proprio per questo che ho dovuto spiegartelo, perciò credo che faresti meglio ad allontanarti da lei, per il suo bene. Già che ci siamo, non farti problemi e passare un po' più di tempo con me. È chiaro, ragazzi, allora comincio a credere, proprio a capire che sia chiaro come il sole che Monica ci voglia per tutti per sé. Cioè, passa un po' più di tempo con me, io son qua, io di qua, senza voler infierire, almeno io ho tutte le rotelle a posto. Dici? Perché c'ho qualche dubbio, guarda pure su te, E so come trattare i membri del mio club. Ad ogni modo, ti va di leggere la mia poesia? Mi piace come è venuta, perciò spero che piaccia anche a te. Salvami. I colori non luminosi, bellissimi colori, abbaglianti, ingombranti, penetranti, rosso, verde, blu, un'infinita cacofonia di rumori senza senso. Il rumore non smette, violente, gracchianti, forme d'onda, ragazzi, non ci sono le vocali a volte, cigolanti, stridule penetranti, seno, coseno, tangente, come far suonare una lavagna su un giradischio, ok, questo me lo ricordavo, come far suonare un coltello su una cassa toracica, che senza senso. Un infinito che cosa senza senso? Cancellala. Chi dovrei cancellare? Tu sorella dovrei cancellare? Smette, scritto in maiuscolo, seno, coseno, tangente, anche coltello e cassa toracica, che è? Cancellala. Vabbè, diciamo di sì. Scusa, so che è un po' astratto, sto solo cercando di... Beh, non importa, non ha senso cercare di spiegartelo. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. A volte ti ritroverai ad affrontare decisioni difficili. In queste situazioni non dimenticare di salvare il gioco. Non si sa mai, magari... con chi sto parlando? Riesci a sentirmi? Can you hear me? Ricordate il file, ragazzi? Riesci a sentirmi? Dimmi che riesci a sentirmi. Di qualunque cosa. What I? Ti prego, aiutami. Questo era il mio consiglio di oggi. Grazie per l'attenzione, Plim Blon. Sì, leggiamo la poesia speciale. Che la poesia, ragazzi, poesia, sembra iniziare positivamente, ma poi è chiarissimo che la cosa va tipo precipitando riguardo questo argomento, perché poi la cosa cambia, ragazzi, perché all'inizio dice mi piace quando papà passa il tempo con me, però da questo momento in poi le cose cambiano. Mi piace quando papà mi lascia un po' di privacy, mi piace quando papà non mi dice come devo vestirmi, quando papà non fa commenti sui miei amici, quando papà non fa commenti sui miei hobby, quando papà torna a casa senza svegliarmi, quando papà lascia del cibo in casa, quando papà tiene la voce bassa, quando papà non fruga tra le mie cose, quando papà lascia cadere per sbaglio delle monete sul divano, quando papà è troppo stanco per accorgersi di me, quando papà è troppo stanco per qualsiasi cosa. È ovvio che chiunque abbia scritto sta roba, ragazzi, è...
subisce violenze dal padre. E se si tratta di uno dei nostri personaggi, appunto, suppongo proprio estratti di Natsuki, probabilmente lei. Raga, il puntatore del mouse no, io voglio cliccare su salva, ragazzi. No, togli. Riguarda il festival, beh, più o meno. Uffa, dobbiamo fare per forza qualcosa per il festival. In così pochi giorni non riusciremo a mettere su nulla di buono, tanto. Invece di trovare nuovi membri, finiremo solo per coprirci di ridicolo. Anch'io sono preoccupata, i preparativi dell'ultimo minuto non sono il mio forte. Non state a preoccuparvi così tanto, faremo una cosa semplice, ok? Ascoltatemi, so che siete tutte un po' più esuberanti da quando Jokerin è entrato nel club e abbiamo iniziato le nostre attività. Ma non è questo il momento di riposare sugli allori. Abbiamo sempre 4 membri e il festival rappresenta la nostra unica possibilità di trovarne altri, sapete? Ma cosa c'è di così bello nell'avere altri membri? Ne abbiamo già abbastanza per essere considerati ufficialmente un club. Avere più membri comporta una maggior difficoltà nella gestione e un ambiente più rumoroso. Natsuki, credo che tu non lo stia vedendo dalla giusta prospettiva. Non vorresti condividere le tue passioni con quante più persone possibili? In modo da far provare loro le stesse sensazioni che ti hanno portato a unirti al club? Il club di letteratura dovrebbe essere un posto dove poter esprimersi in un modo impossibile da fare altrove. Dovrebbe essere un posto così intimo da far venire voglia di non andare più via. So che è questo che provi, Natsuki. So che tutti la pensate così. È proprio per questo che dovremo lavorare sodo per mettere su qualcosa per il festival. Va bene anche qualcosa di semplice. Giusto, Jokerina? Ah. Oh, andiamo. Non puoi approfittarti del fatto che Jokerina ti dia ragione solo perché non è capace di dire di no. Ascolta, Monica. Pensi davvero che siamo entrati nel club con l'intento di stare con altre persone? Yuri addirittura non ha mai parlato finché non è arrivato Jokerina. E per quanto mi riguarda, è solo perché preferisco stare qui, piuttosto che a casa. Per di più, Jokerina non è neanche un appassionato di letteratura. Questo è quanto. Mi dispiace, ma tu sei davvero l'unica che è interessata a trovare nuovi membri. Noi altri siamo a posto così. So che sei la presidentessa, ma dovresti anche prendere in considerazione le nostre opinioni una volta tanto. Monica è chiaramente rimasta di sasso per le parole di Natsuki. Non è assolutamente vero. Sono certa che anche Jokerin e Yuri vogliono nuovi membri. Vero? Non so Yuri, ma per me è uguale. Se mostrassi tanto entusiasmo quanto vorrebbe Monica, allora probabilmente starei fingendo. Ad ogni modo, è il momento di mettere una pezza a questa situazione. No. Natsuki ha ragione, non è vero? Questo club non è altro che un posto dove un pugno di persone si riunisce per chiacchierare. Per quale motivo ho pensato che vedeste le cose come le vedo io? Ma non vuol dire che siamo contrari all'ingresso di nuovi membri. Jokerina, perché sei entrato nel club? Cosa speravi di ottenere? Beh, non è esattamente qualcosa di cui posso parlare apertamente, vero? In effetti, se non ricordo male, non ti avevo neanche dato la possibilità di scegliere. Monica si siede e fissa il suo banco. Che senso ha tutto questo, in fin dei conti? E se fondare questo club fosse stato uno sbaglio? L'hai fatta davvero grossa, Natsuki. Chi? Io? Ho soltanto espresso la mia opinione. È un crimine essere schietti? Non si tratta di essere schietti, bisogna pesare le parole. E comunque, non hai il diritto di parlare per gli altri membri del club come hai appena fatto. Non capisci proprio nulla. Io volevo solo un posto dove potermi sentire a mio agio e passare il tempo con degli amici. È un problema se vedo il club in questo modo. Non ho poi così tanti posti dove poter andare. E adesso Monica vuole portarmelo via. Lei non ti sta portando via proprio nulla. Sì, Jokerina, me lo sta portando via. Il club non sarà più lo stesso se seguiremo la direzione che vuole intraprendere. Se avessi voluto, sarei potuto entrare in uno stupido club a caso. Ma questo, ecco, almeno per un po' di tempo, qui le cose andavano bene. Natsuki inizia a raccogliere le sue cose. Torno a casa. Qui non mi sento più a mio agio ora come ora.
Natsuki. Natsuki ignora Yuri ed esce dall'aula. Così non va bene. Non so davvero cosa fare. Beh, è un'opinione sul festival? Non saprei. La cosa mi è abbastanza indifferente, credo. Ok, calma e sangue freddo. Chi se ne frega l'insopportabile mocciosa. Voglio dire, guarda com'è tranquillo il club adesso e sono così felice con te al mio fianco. Ad ogni modo, sono la vicepresidentessa. Non è giusto che fugga dalle mie responsabilità in questo modo. Nessuno piangerebbe se si ammazzasse. Scusate ragazzi se non dico niente, ma veramente... Forse sono un po' atterrita. Credo, quindi non so cosa dire. Dovrei fare del mio meglio per tener conto delle opinioni di tutti e prendere decisioni giuste per il club. Tu che ne dici, giocherina? Cosa vorresti da questo club? Yuri mi ripete la stessa domanda di Monica. Decido che dare una risposta in diretta sarà meglio di niente. Penso che la cosa più importante sia far sì che tutti vadano d'accordo e che il club offra qualcosa che i suoi membri non possono trovare da nessun'altra parte. Non credo che il problema sia la quantità dei membri, quanto piuttosto la loro qualità. È questo che renderà il club di letteratura un posto speciale. Capisco, concordo pienamente. Perché? Mio Dio, ragazzi, perché? Perché? Mio Dio. Ogni membro contribuisce con le proprie qualità in un modo speciale. Ogni volta che i membri cambiano, anche l'identità all'interno del club cambia. E non penso che sia necessariamente una cosa negativa. Uscire dalla propria zona di comfort di tanto in tanto, intendo. Quindi se desideri aiutare Monica col festival, allora anch'io sono dalla tua parte. Perfetto. Beh, magari domani possiamo parlare tutti con Natsuki. Yuri annuisce. Ascolta, Yuri, eh? So che ieri tiravo una brutta aria, ma devi sapere che penso ancora che tu sia una vice magnifica e anche un'amica fantastica, addirittura. Voglio fare tutto il possibile per rendere questo il miglior club di sempre, ok? Anch'io. Bene. Per oggi è tutto, torniamo a casa. Domani parleremo del festival. Ok, non vedo l'ora. Andiamo, giocherina? Ti prego, non pensare male, ma farò due chiacchiere con giocherina prima di andarmene, giusto per sapere cosa ne pensa dei momenti che ha trascorso qui. È importante per me come presidentessa. Yuri sembra un po' turbata, ma non protesta. Ok, mi fido del tuo giudizio, Monica. Allora ci vediamo domani. A domani. Monica saluta con un cenno Yuri mentre quest'ultima esce dall'aula. Le cose sono fatte un po' frenetiche negli ultimi tempi, vero? Giocherina. Voglio solo assicurarmi che ti senti a tuo agio nel club. Guarda, ti posso assicurare che assolutamente no, perché sta diventando tutto nero. Perché? Non sopporterei vederti insoddisfatto. In quanto presidentessa sento che è una mia responsabilità, perché sta diventando tutto scuro. Tu mi stai davvero a cuore, sai? Non mi piace vedere che le altre ti danno problemi. Tra Natsuki che è così cattiva e Yuri che è un po', ci siamo capiti. Qualche volta la sensazione è che io e te siamo le uniche persone reali qui dentro. Capisci cosa intendo dire? Ma è strano, perché da quando sei arrivato qui siamo stati pochissimo insieme.
Ah, ecco, tecnicamente sono passati solo un paio di giorni. Scusa, non volevo dire cose strane, è che spero di poter parlare con te di alcune cose, cose che solo tu puoi capire, ne sono certa. È per questo che... Aspetta, non ancora, no! Ma che cazzo? Allora, ragazzi, oggi direi che mi sento abbastanza turbata dopo questo episodio perché sono successe cose veramente disturbanti, ecco. E quella frase, ragazzi, quella frase ha detto Yuri, vi giuro che mi ha... non so, è una frase di un gelo, di una cattiveria tali che, vi giuro, mi ha lasciato senza parole. Monica, ragazzi, non veramente non sto capendo che diavolo stia succedendo, ma lei ha detto: sembra che siamo le uniche persone reali qui dentro. Vorrei parlarti di alcune cose e il gioco ha fatto in modo che lei non me ne parlasse. Non so. Monica, comunque, al di fuori, sembra essere al di sopra, ragazzi, delle altre ragazze, ma nel senso proprio del gioco, dico, nel senso sembra essere al di sopra. Non so, non so, ragazzi. Adesso io uscirò dal gioco, controllerò la cartella di gioco per vedere se c'è qualche aggiornamento. E infatti, ragazzi, guardate qua, si è creato questo nuovo file di testo che ha come titolo tutte queste. E comunque, ragazzi, ricordiamoci che Monica, giusto poco fa, ci ha detto: riesci a sentirmi, puoi sentirmi. E guardate caso, questo file di testo si chiama Can You Hear Me? Quindi veramente non so. Apriamo questo file e vediamo cosa contiene. Che odio, non posso fare niente, niente di niente. Non importa quante volte tu ci giochi, è sempre la stessa storia. Sarebbe davvero, davvero facile suicidarmi adesso, ma ciò significherebbe non poter più parlare con te. Tutto quello che desidero è fartele odiare, perché è così difficile? Mio Dio, non è che è Monica? Non è che è Monica, ragazzi, che lascia questi file di testo, perché è l'unica a cui riesco a collegare sta cosa. E lei dice, passa più tempo con me, quindi lei dice, non faccio questo gesto perché ciò significherebbe non poter più parlare con te, quindi è una che tiene molto al fatto di poter parlare con me. E poi dice, tutto quello che desidero è fartele odiare. E giusto oggi, ragazzi, Monica comunque mi ha dipinto un quadro terrificante, oserei dire, di Yuri, dicendomi che si taglia per puro piacere, cercando, cioè sperando poi di farmi allontanare da lei. Poi mi ha detto Natsuki che è così cattiva. Parole sue, quindi qui poi dice tutto quello che desidero è fatele odiare, cioè è lei, è un elemento comunque all'interno del gioco, fondamentalmente. E veramente, ragazzi, sono sbalordita da tutto ciò, positivamente e negativamente, perché è inquietante. L'episodio di oggi è stato veramente inquietante. Ed è inquietante sta roba dei file di testo. Io mi rendo perfettamente conto che comunque magari sono cose pensate affinché il gioco li faccia spuntare fuori. Ma è inquietante comunque. Ed è incredibile allo stesso tempo, perché è incredibile quello che sta riuscendo a fare questo gioco, ragazzi. Io mi ripeto, ogni volta che finisco un episodio su questo gioco, mi dico e vi dico che non c'è mai stato nessun gioco capace di farmi sentire così. Mai. Almeno fino ad oggi, almeno fino a Doki Doki. Mai, ragazzi. Vedremo, poi cosa succederà la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.